Capito? Lui fa uno, due, tira. Un po' finta, pass, tiro. Perché se faccio passo e tiro posso alzare il piede terreno e non sono passi. Ma se faccio questo e mi fermo e tiro, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? No, a casa mia ho fatto il terzo tempo. Come no? Questa è una domanda da porchetto. Ascoltimi, bella donna. One, two, three. Chapeau, eh? Ci arriva prima anche per questo. Quindi, per essere... Capito? Ah. Ma anche se ti fermi, ascoltami, anche se te ti fermi e poi fai questo, non sono passi. Ma a te la continuità gliela dai nell'insegnamento. Intanto lui fa 1-2, poi gli dici tira, poi vedi se quello è, se no, ragazzi, ascoltate, voi cercate di fare quello che io vi sto suggerendo e vedrete che arrivate prima a lì, e no fargli fare l'opposto, che poi quando vai a fare il terzo tempo questo movimento non gli serve a casa mia e fanno casino. Capito? Questi sono gli aggiornamenti. Li devi cambiare, ma non è che li cambi perché li vuoi cambiare, perché è l'esigenza, attività motoria, tutta una serie di cose, i bimbi vogliono imparare prima. Allora io quando arrivo lì, quello fa 1-2, gli dico alza e tira. Se gli dico di farlo in continuità, ha già fatto il terzo tempo, dove cavolo vuoi andare? Poi sta a te dare le vitamine quando devi dare le vitamine e dare antibiotici quando devi dare antibiotici. Un pezzo che uno ha la febbre gli dà le vitamine e quando non ce l'ha gli dai l'antibiotico. Cioè, ragazzi, se mettiti lì, fermati, vieni qui, voilà. Se questo signore viene in palleggio, vai lì davanti, mi fa l'arresto destro, vieni qui, stavano lì te, fai l'arresto sinistro destro. Ma palleggia, palleggia, ok. Adesso lui si è fermato perché ha avuto timore di questo ragazzo. Se lui lo porta il piede destro avanti, lo può portare? Sì o no? Destro avanti si può portare. La platea dice porta il destro avanti, accontentiamo gli spettatori, ferma. Adesso contemporaneamente lui passa la palla e parte, vai! Si può fare? Sì, si può fare. Quando tu perdi la palla puoi alzare il piede perno, non lo puoi fare, quindi siccome sta facendo un passaggio lo puoi fare. Non puoi palleggiare perché evidentemente già avevi palleggiato, ma se invece non avevi palleggiato lo potevi fare. E non mi devi dire, non so, ho capito, se no io non facevo 38 finali nazionali. Ma non me le fa dire queste cose, che non le voglio dire, non interessa a nessuno. Se mai dici, come hai fatto per arrivare lì? Questo ho fatto, essere un passo avanti agli altri. Questo è il problema di noi insegnanti. Se vengo qua e faccio un'ora di traghetto e mi alzo alle 5 di mattina e sto 3 ore qui e poi me ne vado 3 ore di là, arrivo stasera a buio per darmi delle stronzate, preferisco starmene a mare a Lido o a Naregno o da qualche altra parte. Vengo dall'isola d'Elba, cavolo, forse stavo meglio all'isola d'Elba che non qui, no? Se vengo è con il gusto di dirvi qualcosa di utile che forse non conoscevate. O sbaglio, Donato? Io ho
ho fatto vedere a lui, ciò qui, perché mi è rimasto, non perché l'ho voluto portare. L'ho visto poco fa perché avevo smarrito la chiave. E allora sono andato a vedere, c'ho ancora i giochi del 1984. Se te li faccio vedere, sono ancora validi, se però li metti in versione moderna. E Donati è buon testimonio che ci ho messo in fila tutti gli allenatori italiani, di meglio che non se ne poteva trovare, di tutte le squadre, me ne sono sbattuto, perché la mia squadra non moriva mai, quando smetteva di giocare negli spogliatoi. Lui è testimonio. Lui e Spadaro hanno schiacciato un mio giocatore a rimbalzo per prendere un rimbalzo che determinava la vittoria o la sconfitta della partita. Sai chi c'è uscito da quel sandwich? Il mio giocatore, con una spalla lussata e con la sinistra c'aveva il pallone in mano. E la spalla ce l'aveva lussata e urlava. Domandalo a lui che c'era. Queste cose si insegnano. Chiaro che poi ci deve avere anche il campo che recepisce questi insegnamenti. Infatti io dico sempre, merito, ma se tu vai a vedere, io ogni volta ringrazio sempre chi ho avuto a che fare. Perché da solo non vai da nessuna parte. Però se hai delle persone che gli crei attendibilità, che gli crei la voglia di conoscere, la voglia di sapere, la voglia di fare le cose, sicuramente un po' di strada la fai. Poi ci vuole fortuna, ci vuole tante altre cose, non ci sono dubbi. Però bisogna studiare. Io, per esempio, studio. Per venire a dire queste cose mi sono dovuto di andare a vedere un sacco di belle scritture che poi alla fine, tradotto in pratica, sono queste. Voi che cosa mi dite? Cacchio, ma queste cose non le conosciamo. Sì? Le conoscevi, ma venivano applicate col vecchio sistema. Oggi c'è la pentola a pressione. Oggi c'è il forno, microonde. Mangi anche bene, però non più con la vecchia pentola. Però vedo che quando mia moglie fa il pollo o le cosce di pollo, invece di mettere nel microonde, le cura lei. Cosce di pollo sono, ma mangi in maniera diversa, no? Tutta una serie. E così è nello sport, ragazzi. Non è che è cambiato nulla. Secondo me la pallacanestro è questa, ma se è ragazzi, altra situazione in cui si dice. Altri due in campo per piacere. Uno qui, uno là. Uno, mettiti qui, sì. Qui, centro, ok. Allora, questa distanza qui è circa 5 metri. Se i ragazzi non sanno fare dei passaggi veloci a 5 metri, è chiaro che arriveremo sempre dopo. Quindi vantaggio non le prenderemo. Io vedo ancora, passa la palla, vedete, non è veloce, non è esplosivo, no? Ma alcuni si permettono addirittura, ripassa la palla, questa addirittura, vabbè, passa la palla, ecco, alcuni addirittura questi passaggi li fanno addirittura battuti a terra, prova da sparare, ritardano notevolmente l'arrivo del pallone, no? Allora, per cosa serve studiare questa situazione? Per cosa è utile? Queste considerazioni le avete fatte? La velocità del passaggio, a cosa serve per studiarlo bene? Se uno mi dice, Paolo, ma porca puttana, ma perché ci scassi i maroni in questo passaggio? È importante. Donato, perché è importante il passaggio? Ma come faccio a spiegare io ai ragazzi di dove stare in difesa?
qual è la loro posizione migliore da tenere in difesa? Quale suggerimento gli posso dare che loro possano prendere se non sanno fare certe valutazioni? Eh? Ma è importante, dimmi. No, quello può essere il tipo, aggressiva, non aggressiva. Ma ecco perché gli ho detto, difesa zona allena, migliora. Ma te capisci? Anche se io faccio una difesa individuale, no? Devo pur calcolare il tempo che mi ci vuole per arrivare qui? Sì o no? Eh? È importante? Sì, giusto. Allora, quanto ci metto? 2 secondi. Bene? Bene. Palla lì. Ma se lui ci mette 1 secondo per far arrivare la palla lì, è giusta la posizione che tengo io? Eh? Hai visto? Vedi che è importantissimo? Perché se vuole arrivare lì non posso stare a una certa distanza perché arrivo di ritardo. Arrivo di ritardo, lui mi va dentro e compagnia bella. Se lui mi fa un passaggio lente, io come difensore sono molto avvantaggiato, non solo per andare a recuperare sulla mia posizione, ma anche in aiuto al compagno. Perché posso stare qui, addirittura posso stare qui, se poi lui mi fa un passaggio battuto a terra, ho tutta la possibilità di venire a chiudere, prendendo come aiuto un altro difensore naturale, che sarebbe la linea di fondo campo. Perché anche se lui mi va, vai, e io faccio questo, al secondo passaggio l'ho chiuso. Matematico. Ma loro devono sapere, quindi devo, perché ogni azione è diversa tra di loro. Ma se loro conoscono i concetti, poi li applicheranno a secondo delle situazioni e alle proprie capacità. Ecco cosa significa collaborare, ecco cosa significa esplorare tutte le situazioni. Altrimenti voi fate fatica, la squadra non cresce, le critiche aumentano, i vaffa si sprecano e voi vi demoralizzate. Invece no, se il vostro giocatore vi chiede una cosa e voi lì per lì non siete pronti, non è il momento adesso. Poi dopo te lo dico, poi l'indomani vi presentate sul campo e gli dite: guarda, siccome sulla risposta che ti devo dare lì per lì non ero sicuro, la tua domanda ha la seguente risposta. Ma sei attendibile? Dire mai una stronzata per far vedere che sei bravo, poi viene fuori che sei una stronzata e da quel momento sei out. Anche se puoi dire tutte le cose più belle del mondo, non ti crede più nessuno. Questo è il motivo per cui bisogna aggiornarsi, ma bisogna anche aggiornarsi sull'intervento da fare. E poi non sempre quello che si legge lo si capisce in maniera corretta. Bisogna anche verificare se quello che abbiamo letto l'abbiamo interpretato nella giusta maniera oppure no. Adesso vediamo un attimino chi è che mi dà una mano là. Me la dai te una mano? Lo puoi fare 3 contro 2? Stop! Anche se il passaggio è arrivato, ma te hai visto che lui era solo e non gliel'hai data. Vai. Cioè, quello che poi importa sono i vostri interventi. Ottimo,
Eh? Come dici? Siamo timorosi del cazzatone. No, ma quasi siamo nel cazzatone. Ci avete venuto a fare la valutazione del cazzo. Vai, vai, vai. Stop! Vedete il caso che vi dicevo io prima? Mettetemi lì. Ora per mettere a posto, loro che c'erano non se lo ricordano, io invece me lo devo ricordare. Anche questo sono le cose strane. Bene. Allora, chi è passato la palla? Bravo. Bene. E perché ti sei girato? C'è da andare al canestro. Ti giri? Dove andare dentro. A parte che si è girato, ha fatto tutto quello che ha fatto. Boh, te sei, lui è venuto, no? Questo, come al solito, sta a guardare. Ma in attacco, chi attacca deve fare il passaggio verso il nostro canestro oppure si va verso il canestro avversario? Come può pensare questo signore di prendere la palla qui? Stiamo attaccando lì, non può fare lì il posteggiatore. Deve venire qua, guarda, deve venire là, lo vedi che è qui, guarda, cosa aspetti? Questo insegnano gli esercizi, questo è prendere vantaggio, questo è mantenere, questo è concretizzare. Ma se i ragazzi stanno fermi e non sanno dove andarsi a posizionare, il vantaggio non lo si prende mai. Allora i primi a capire dove deve andare il ragazzo è l'istruttore. Con il tempo, non te l'ho detto, lo devi fare. E chi sei? Te l'ho detto, non è un buon motivo. Te l'ho spiegato, te l'ho dimostrato, te l'ho fatto fare più di una volta, cerca di applicarti per farlo. Siamo già su una strada migliore. Cioè, noi dobbiamo sapere, ed ecco perché siamo qua, dobbiamo saper far fare, prima fare, poi saper far fare. Quando mi dicono, ma te, io non dico che devo giocare, ormai ho dato, io te la devo dimostrare la cosa, che è diverso. Visto che vengo da Livorno per dire anche su un miglioramento di passaggio fra queste due persone e gli dico per esempio di fare passaggi due mani petto, vai, fatevi il passaggio due mani petto, vai. Secondo voi che cosa mi viene detto a me di dire a loro? In questo caso. Sì. Tecnicamente, perché come vedete, loro non sono una, loro non stanno mantenendo una buona posizione fondamentale. Facciamo un esercizio di passaggio, ma che deve allenare questo movimento, giusto? Sì o no? Qui si riscopre un'altra piccola perlina, non le perline quelle lì, Quelle ci si fa le casette, la perlina è quella che si mette, le donne che si mettono proprio, poi se le mettono qui, non qui, non la perlina, se la mettono qui. Poi non ho ancora mai ben capito perché si mettono il collier con la perlina qui. Se la potrebbero mettere qui, no, qui. Lo scollo più deve qui, la perlina qui. Ma forse per creare attenzione, dico io. E così è qui, creiamo attenzione. Che cosa potrei dire ai ragazzi adesso? Ho capito, lo dico io. Portate il piede sinistro avanti e fate il passaggio via. Stop. Questo li fa rimanere bilanciati. Parte forte, parte debole. Le mani sono pari. Parte debole, parte forte, questa sovrasta, pallone zingola, questo vale anche per il tiro, piccola cosa. Seconda cosa,
se io ho un'ostruzione, che piede devi portare avanti te? Lo piglio a pedate nel culo, lo porto a Civitavecchia Sud. Che piede devi muovere? Può anche entrare, no? Quindi, come vedete, quello che ho fatto prima, poi di abitudini, va anche successivamente in applicazione spontanea su queste cose. Bene, ma il tutto poi mi porta a dire, vai, vedete che lui ha la spalla, non è che va dritto, no? Allora, vedete, guardate, vedete questo, no? Questo, lo vedete? Bello, no? Cos'è questo? Cosa sto facendo? Signori, cosa sto facendo? Monica, cosa faccio? Cosa faccio? Nessuno di voi ha un'immaginazione per dirmi che cosa stavo facendo? Prego? Dimmela. Bravo, prendere aria alla scena. Ma può darsi che anche chi lo fa possa essere per quello. Nessuno viene a mente? Bene. E se invece ti è venuto a mente qualcosa? Ma questa attività motoria, sai chi la fa? Chi la fa? Bravo. Vogatore. Allora questo è il gesto del vogatore, amici miei. Non è una stronzata. Attività motoria. Ecco perché posso andare a fare 22 ore nelle scuole. Perché non faccio solo pallacanestro, faccio attività motoria. Poi ci applico degli esercizi di pallacanestro. Ma volendo posso fare l'arresto per fare la ricezione sulla palla a volo, posso fare tante altre cose. Sui miei esercizi Andrea Ricci, professore di Capoliveri, allenatore di calcio, ci ha fatto anche gli esercizi e ci ha fatto Gioia delle Isole con questi esercizi. Con gli esercizi adoperando dai vai o roba di questo genere. Se lui fa questo movimento qua, poi spinge il remo e torna. Spinge! È così che viene fatto il passaggio a due mani. Ma la stessa cosa per il passaggio una mano. Questi sono fondamentali. Se noi vogliamo essere più veloci, non ci vogliamo far scappare i ragazzi che si allenano in palestra con noi, dobbiamo tutti i giorni dargli una chicca. Dobbiamo fargli capire che se vengono si miglioreranno e loro stessi vedranno il miglioramento. Se questi signori qua si mettono un attimo sotto, vieni. Si mettono qui sotto e si mettono il pallone qui, su questa mano, no? E fanno il movimento di palleggiare in aria, fanno questo movimento, buttano la palla nel canestro. Ma deve essere un movimento coordinatorio e coordinato. Uno, due. Molti giocatori fanno questo. Anche sul tiro libero, si piegano, vengono su e poi tirano. Piegamento a cosa è servito? Errori. Quindi, voi, non mi stancherò mai di ripetervelo, siete persone troppo importanti per non essere seguite e aggiornate su cose interessanti che i ragazzi stessi ve lo dimostreranno con la loro gratitudine e loro saranno consapevoli che i loro miglioramenti saranno grazie ai vostri insegnamenti. Questo è lo scopo per cui uno dovrebbe insegnare. Quando qualcuno mi dice a più riprese, ma perché tu vai a insegnare? Io vado a insegnare cose che io so fare ad altri che non lo sanno fare e gli piacerebbe farle.
questo è lo scopo mio dell'insegnamento, che poi posso portare da altre parti, mi ci ha portato. Io non sono mai stato attratto dalla prima squadra. Io il primo campionato che ho vinto era nell'anno 1963-64, campionato allievi regionale, si fermava lì, era il 63-64 contro il mio istruttore Otello Formigli. Da lì sono sempre rimasto nelle giovanili. Sono arrivato in prima scatola, ho fatto tanti anni il secondo nel vero senso della parola, non ero lì per fare il 2, ero per fare l'1 aggiunto. Cioè in regola per essere anche il primo, cioè venivo tesserato per il primo, vale a dire che quando lui veniva squalificato lo buttavano fuori, io potevo rimanere a dirigere la partita, altrimenti sarei dovuto uscire, ma non era il mio caso. E dedicherò, finché avrò la possibilità, la voglia di poterlo fare, affinché le cose che io conosco, che faccio, le possano fare anche gli altri. E vi pregherei, andate su questa strada, perché altrimenti la pallacanestro non diamo la colpa agli altri. Guardiamoci e dire la colpa è nostra, perché siamo noi che dobbiamo far sì che gli altri si innamorino della pallacanestro. Le cose storte purtroppo capitano a tutti, capiteranno sempre. Le male partacce, mancanza di considerazione, di rispetto, capitano da tutte le parti del mondo, non vanno bene, non dovrebbero esserci, però ci sono. Però se voi lavorate bene, in coscienza, sarete sempre dei signori, prima di tutto istruttori, poi allenatori. Non perdete la voglia, il desiderio di aggiornarvi, non perdete mai la voglia di conoscere quanto sia lungo la linea dell'orizzonte della conoscenza e del sapere, perché scoprire sempre qualche chicca nuova è una cosa bella da poter poi raccontare ai nostri amici. Grazie per l'ascolto.